Una buona serata, normalmente dico buon giovedì, invece buon venerdì perché eccezionalmente questa sera andiamo in onda 24 ore dopo rispetto alla scansione normale della settimana televisiva di TV6 con questo appuntamento di velò a ridosso praticamente delle festività di Pasqua. Poi avremo tempo anche di farci gli auguri, ma sarà una Pasqua stratosferica perché ci sarà la Roubaix da seguire, ovviamente parleremo di questa. Faremo anche un salto all'indietro, parleremo dell'Amstel vinta da Michał Kwiatkowski, che vince dopo che l'Amstel aveva già vinta 7 anni prima. Parleremo anche di ciclismo di casa nostra, di tematiche di ecosostenibilità, insomma tanti gli argomenti questa sera. Fatemi ringraziare prima degli ospiti, prima di Maurizio da qui in regia, prima di tutti, fatemi ringraziare chi ieri sera ci ha scritto in redazione al nostro numero di SMS, così lo ricordo, 392-7370-60. Oh, ma questa sera però non va. Ieri sera purtroppo no, abbiamo dovuto lasciare spazio agli impegni della penultima giornata di Lega Pro, però questa sera siamo in onda e ovviamente dalla settimana prossima riprenderemo il giovedì normalmente, come si conviene a questa trasmissione che va avanti oramai da tantissimi anni. Soprattutto grazie, guarda come ci sono arrivato con un discorso forbito, grazie a Luciano Bottini. Ciao Luciano, buon venerdì. Grazie Jacopo e grazie a tutti. In effetti ieri sera mi hanno chiamato anche a casa perché sì, mi hanno detto: ma stasera non vai in onda. E tu giustamente dovevi dire o il conduttore che è 200-300 km più a nord purtroppo, e quindi non potevo, non ero fisicamente presente. Grazie Luciano, al tuo fianco ritrovo con piacere Ruggero Marzoli. Ciao Ruggero. Grazie a te, buonasera a tutti. Buonasera a te, stasera siete in tre perché ritrovo con piacere anche Fabio Cascini. Ciao Fabio. Buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovato, tra le mani hai la brochure della sesta edizione della Corsa del Dottor Carlo, poi la presenteremo. Poi abbiamo in collegamento, no, te lo sei tolto il cappelletto, il cappello col leone delle Fiandre, Riccardo Magrini. Ciao Riccardo. Eccolo qua, con la scritta che non si nota se non ti avvicini, ma c'è scritto Rick Van Magren sopra. Con leone delle Fiandre. Mi è stato omaggiato espressamente al ricordo del Giro delle Fiandre, vinto naturalmente da quel fenomeno di Van der Poel, così almeno gode anche l'ideatore della trasmissione. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Che c'è? Allora, il Giro delle Fiandre, com'è che hai fatto togliendoti il cappello? Perché per presentare il prossimo ospite, insomma. Allora aspetta, me lo rimetto. Te lo rimetti e lo presenti te. Perché io in quell'anno lì fatidico, 2008, cioè io ho goduto abbastanza perché ero commentatore sul posto. Pensa che io dal 2008 non mi ci hanno più mandato e così continua la grande impresa sul posto di quel fenomeno, perché ci ha fatto godere, a parte che c'era Oste che mi aveva fatto un po' girare un po' le scatole perché faceva un po' il furbo, però Alessandro Ballan ci fece fare una grandissima goduta. Giù il cappello, Alessandro Ballan. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao Riccardo, ciao a tutti e grazie di avermi coinvolto in questa serata. Il piacere è ovviamente tutto nostro, oggi ci siamo sentiti per il collegamento, mi ha detto grazie, piacere di conoscerti, ho detto guarda, il piacere è veramente tutto mio, ci mancherebbe anche che il piacere sia tuo, assolutamente no. Comunque vi ricordo che potete seguirci sul canale 13 del Digitale Terrestre, sulla piattaforma Facebook di TV6 e di Velo, eccola qua, la vediamo, ci potete seguire, potete commentare in diretta qualora lo vogliate. Ovviamente durante la trasmissione presenteremo le questioni, analizzeremo tante questioni, poi ci sarà anche la rubrica di Moreno di Labbio, potete commentare lì oppure potete mandarci un SMS o WhatsApp al numero che vi ho detto prima, 392-6370-60. Ci fermiamo? Sì, ci fermiamo in orario puntualissimo. Finisce qui l'anteprima, tra poco Velo numero 6.
I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Partire per questo appuntamento con Velo in questo venerdì santo, nella settimana che ci porterà alla Pasqua di dopodomani, in cui vivremo con particolare ovviamente attenzione, come sempre, la Parigi-Roubaix, che torna peraltro a distanza ridottissima, perché insomma ci ricordiamo qualche mese fa il successo del nostro Sonny Colbrelli, che aveva riportato la Roubaix in Italia dopo tanti anni. Ovviamente Colbrelli, lo sapete, per altri motivi non potrà essere al via, non potrà difendere quel successo straordinario che abbiamo ancora negli occhi. Quello che abbiamo ancora negli occhi, perché è successo veramente domenica scorsa, è quest'Amstel, e vado da Riccardo, vinta da Michał Kwiatkowski proprio al photo finish. A me ha un po' fatto sorridere amaramente, insomma, quell'esultanza di Conefroa, che poi insomma gli dicono: guarda che abbiamo sbagliato, l'avresti perso. Ma tanto photo finish non è, perché ha vinto, secondo me, anche bene. Ha vinto bene. Il problema per tutti e due i corridori, secondo me, è stato il fatto di dare il colpo di reni tutti e due e magari concentrarsi con la testa bassa. Non è che hanno guardato con la coda dell'occhio se quello era avanti o quell'altro era dietro, perché lì si vedeva facile. Cioè, un corridore, io insomma, qui c'è tanta roba di corridori qua stasera, a partire da Alessandro, ma lo stesso Ruggero e anche Luciano possono confermare. Cioè, se tu arrivi sul traguardo, se vinci di quella dimensione te ne accorgi. Invece né Kwiatkowski né Conspra si sono accorti di chi aveva vinto. È stato lì il dramma, perché poi al povero francese gli hanno detto: no, hai vinto te. Sì. E lì è stato, credo che sia stata una mazzata morale, perché poi fondamentalmente quando dicono hai vinto e poi in realtà dopo esulti, perché hai esultato, e poi dopo invece ha vinto l'altro, insomma non è stata una bella cosa. Però però devo dire che Constra mi ha stupito, perché sul podio era felice anche lo stesso, perché sì, comunque questo ragazzo ultimamente sta andando molto bene. Luciano sicuramente l'ha notato, perché
è andato forte, ha colto diversi piazzamenti, mentre qui vediamo dalle immagini il vero grande battuto, che tutti lo davano per favorito e poi invece è arrivato soltanto quarto, perché poi Tichebenot lo ha anticipato. E qui vediamo proprio la volata, perché è stata veramente noi quasi sovrapponibili, cioè Kwiatkowski quasi non si vede dietro Kozenfroid. Esatto, ma il problema per noi in effetti è stato difficile, perché vedendola così dal frontale non ti rendi conto chi passa. Qua sembrava che rimontasse bene Kwiatkowski, e qui col colpo di reni, proprio col colpo di reni, gli ultimi due metri c'è stato la vittoria di Kwiatkowski, e qua c'è l'esultanza di Kwiatkowski, che poi dopo poverino ci rimane male. Però ecco, dall'alto ci siamo accorti subito che aveva vinto, perché si vede guarda, qua si vede netto, insomma, quando ci hanno fatto vedere questa immagine qui si è detto, beh, ha vinto netto, ma ha vinto di un cerchio, cioè così è secondo me una vittoria al photo finish, ma netta. Non so cosa ne pensa Alessandro, ma mi è sembrato così. Oh, che peraltro, ma Alessandro, gli giro questa tua considerazione associandola alla Roubaix del 2012, quando sei arrivato sul podio ma terzo, Turgot più o meno ti ha rubato quella volata anche. Hai tirato fuori un nome che quasi avevo dimenticato, perché Turgot l'abbiamo visto solamente in quell'occasione, poi praticamente non si è più rivisto. E tornando alla volata di Kwiatkowski, per me ha sbagliato il colpo di reni. Se noi andiamo a vedere le foto, ma anche il video a rallenti laterale del photo finish, vedi proprio che lui, il corridore della GTSR, dà il colpo di reni un paio di metri dopo, e era a 3 metri all'arrivo, era ancora in testa, vedete proprio anche da questa immagine, lui dà il colpo di reni proprio nettamente dopo l'arrivo. È sbagliatissimo, vedete come le braccia di Kwiatkowski siano tese, invece Kwiatkowski è ancora lì che sta spingendo sui pedali. Io penso che il grande sbaglio di questo corridore transalpino sia proprio quello di aver ceccato malamente il colpo di reni finale. Comunque siamo di fronte a un bel corridore, ha dimostrato grandi cose, io penso che in futuro avrà modo di rifarsi. Il grande sconfitto, poi torno anche da Alessandro, è Van der Poel, come ha detto Riccardo. Ma Van der Poel secondo me aveva fatto tirare troppo la sua squadra per recuperare quella fuga iniziale che, come sempre, avviene in quest'ultimo periodo nelle corse. Poi era rimasto troppo solo. Però diciamo che è stato un Amstel che mi è piaciuta molto, che onestamente... anche se mi è sembrato che il francese fosse molto ma molto più forte di Kwiatkowski, questo francese che, come ha detto Riccardo, è una bella novità del ciclismo internazionale in questo momento, ma ha veramente grande classe, grande qualità, perché si è riportato su Kwiatkowski con pochissimi chilometri, era nel gruppetto appunto di Van der Poel, attaccato a pochi chilometri dall'arrivo, ma è rientrato subito sul campione polacco. Comunque poi la classe di Kwiatkowski alla fine è venuta fuori, ha amministrato bene gli ultimi chilometri di questa grandissima classica, è riuscito a battere un corridore anche più veloce di lui, perché probabilmente ci ha messo anche molta più testa, ed è un corridore che quando vuole vincere una grande classica può tranquillamente ambirla a vincerla. È un corridore che riesce a vincere, ma soprattutto è un corridore che riesce a fare dei grandi lavori in supporto del suo team, soprattutto nelle corse a tappe, dove nel suo team ci sono corridori che effettivamente
sicuramente hanno più potenziale, quindi è un grande atleta. Io lo definirei un po', Riccardo, il Kuiper degli anni Ottanta. Ti ricordi Kuiper, che era un corridore che magari lo vedevi non molto durante la stagione, però quando si avvicinava alla grande classica lo vedevi sempre lì ed era un corridore pericolosissimo. In effetti Kuiper, poi lo ricordiamo un po' così velocemente, vinse un mondiale, vinse una Sanremo, vinse un Lombardia, quindi corridori che hanno lasciato il segno nella storia del ciclismo. Beh, anche Kwiatkowski ha vinto un mondiale, ovviamente. Sì, esatto. Ha fatto un accostamento giusto. Ti posso dire che Kuiper era un po' più storto. L'unica cosa era, ti ricordi, come andava sulla destra, era tutto. Sì, però spingeva, quando aveva la giornata, spingeva dei rapporti molto esagerati. Sì, anche se era storto andava molto forte, direi che era un campione, insomma, Kuiper. Sì. Poi in quelle corse lì loro sapevano fare la differenza, perché Rass, Knetemann, Kuiper, Zotemelk no, però quelli lì, Osterbosch, Van Vliet, erano delle, cioè, quella lì era la corsa degli olandesi. Io credo di averne fatta una, forse due in carriera. Ma non ci andavamo molto volentieri noi, Luciano, in quella corsa, perché sapevamo che eravamo battuti dagli olandesi. Noi, Riccardo, andavamo volentieri alla Parigi-Roubaix, vero? Sì, sì. Sì, vabbè, le classiche degli anni Ottanta per noi italiani era, perlomeno per corridori di secondo piano come eravamo noi, eravamo, allora, parla per te, cazzo. Sì, vabbè, come ero io. Ah, ecco, dall'alto ti devi accomunare nel secondo dall'alto piano della tua classe, tu ti gestivi benissimo lì. Va bene, quindi ci andavate, tu ci andavi molto meno volentieri. Oh, a proposito, una cosa che vi faccio vedere, Maurizio, vediamo la premiazione, perché la cosa che sicuramente, Riccardo, vi sarà sfuggita in telecronaca, e questo la bevuta l'ha bevuta, però aspetta, sì, l'ha bevuta. Innanzitutto è molto bello il fatto che a un certo punto arrivino tre boccali di birra, ovviamente si chiama Amstel Gold Race e non potrebbe essere altrimenti. Però poi ho notato una cosa, guardate un attimo, vi faccio vedere durante la premiazione che Kwiatkowski e Konefra bevono molto volentieri. Tischbenot, che forse è belga, la birra olandese, forse la lascia lì e la guarda anche un po' schifato. Invece i primi due sono andati giù forte, come almeno quanto in corsa. Questo non l'avevi notato, forse da belga dice vabbè, vai a vedere la birra olandese, adesso mi tocca bere. Ah, ma perché Tischbenot si prepara per la Roubaix, fa la vita e quindi non ha bevuto la birra per quello. Solo per quello. Oh, Alessandro, Alessandro, insomma, abbiamo parlato di questa vittoria di Kwiatkowski, però questo inizio di stagione con queste classiche che adesso troveranno l'apice proprio nella Roubaix, e probabilmente lì tutti i migliori cercheranno, insomma, di vincere questa classica monumento. Te che l'hai fatta, sei arrivato peraltro tre volte terzo la Roubaix. Che tipo di corsa è la Roubaix? Per me, per esempio, che non ho mai neanche, cioè non sono neanche andato nemmeno mai a Roubaix, per esempio. Beh, allora, Roubaix è definita la corsa, nel senso che non è una gara come le altre, è totalmente diversa, perché questi lunghi tratti di pavetti stressano a livello fisico totalmente, quindi hai un problema non solamente di gambe, di mal di gambe, ma è un problema di vibrazione che ti prende le braccia, ma anche tutto il corpo. E per farti un esempio, quando entri nella foresta di Arenberg a 65-70 km orari, da quanto vibri, io mi ricordo che c'erano dei tratti che addirittura la vista non riusciva a inquadrare la strada, quindi andavo veramente alla cieca. È una gara dove la selezione viene praticamente in modo naturale, e dove il finale di corsa chi ne ha può cercare di fare da solo. Però può essere anche una gara strana, perché abbiamo visto negli anni scorsi vincerla dei corridori che magari non avevano mai vinto nulla in precedenza, pensando a Daiman, che ha battuto Bohnen in volata,
oppure mi viene in mente Van Sumeren o addirittura anche Knaven o Luca Vassal, quindi sono stati molti corridori che sulla carta non avevano possibilità di vittoria per questa gara e invece sono riusciti ad alleare il velodromo di Roubaix per primo. Quindi io penso che anche quest'anno, attenzione, perché abbiamo dei leader su tutti, però potrebbe essere anche l'anno buono per un corridore che non ha ancora vinto nulla di importante. Alessandro, ti posso fare una domanda? Tu hai fatto 3 volte terzo, una volta nel 2006, nel 2008 e nel 2012. In una di queste 3 prove c'hai un rammarico di poterla averla vinta una di queste edizioni? E quale sarebbe? In ogni una un rammarico, logicamente. Diciamo che la prima, il rammarico è il passaggio a livello. Sì, sono rimasto, ma magari lì per la vittoria no, perché cancellare ormai era già andato, però ero lì per giocarmi appunto la seconda posizione. Sono le immagini che stiamo vedendo adesso, dove Bonen stava praticamente già arrivando e, no scusami, cancellare era già arrivato e dietro ci siamo battuti per... questa è il 2012, questa è la 2012, scusami. Perché 2006 ero in Limagna Lampre, scusate. E vabbè, logicamente io penso che quella dove potevo più giocarmi le mie carte è stata 2008, quando sono arrivato all'interno del velodromo con Bonen e Cancellara. Lì mi sono trovato con 2 mostri sacri e ero molto stanco, avevo i crampi e non ci ho creduto, mi sono accontentato del piazzamento e lì dopo, ok, Bonen era magari imbattibile, però provando a scattare in finale, se i due si fossero guardati avrei anche forse potuto vincerla. Comunque col Secui, ma si fa poco, ma ha sempre detto così e purtroppo mi devo accontentare di 3 terzi posti. Tra poco vado da Ruggero, però Alessandro, volevo girarti una considerazione che ci arriva da casa di un nostro telespettatore che dice: sto seguendo il Giro della Turchia e mai così tante cadute, si cade molto più rispetto che in passato. Ora non voglio una risposta proprio specificatamente sul Giro della Turchia, ma voglio chiedere a te se quello che dice il nostro telespettatore da casa corrisponde a verità, cioè se oggi nel ciclismo moderno, anzi contemporaneo, altrimenti qua qualcuno mi tira le orecchie, nel ciclismo contemporaneo adesso si cade un po' di più che in passato. Beh, lo confermo, perché i motivi sono parecchi. Uno è le medie sono più alte, quindi si va molto più forte rispetto a una volta. Magari una volta si faceva più forte il finale di corsa o una determinata salita, però adesso si va forte dall'inizio alla fine della corsa e quindi il rischio è maggiore durante la gara. E poi c'è sempre anche il problema che manca il rispetto. Una volta i giovani avevano rispetto per i più vecchi, invece adesso sono tutti quanti in mezzo al gruppo e, come si suol dire, vengono incitati da parte dei direttori sportivi di limare, di stare davanti, si conoscono molto bene i percorsi e quindi i direttori sportivi sono sempre quelli che dalla macchina ordinano ai propri corridori di prendere posizioni. Questo ordine viene un po' a tutti quanti, perché tutti i direttori sportivi e tutte le squadre dicono a tutti le stesse cose e quindi logicamente c'è molto più stress all'interno del gruppo. Ruggero, te com'eri? Disciplinato? A parte che sei ancora giovane, quindi è un discorso che per te varrebbe anche allo stato attuale. Però corrisponde al vero quello che dice Alessandro. Sì, è vero. Nel senso che, vabbè, lì nello specifico in Turchia anche oggi vedevo che c'era una carreggiata, avevano fatto un cambio di carreggiata e quindi anche era pericolosa la strada. Però tendenzialmente è vero, ci sono più cadute perché c'è meno disciplina e c'è meno rispetto per il corridore più maturo, ma quello è dovuto soprattutto al fatto che l'età media degli atleti si è abbassata, no? E quindi, sai, da junior passi direttamente quasi al professionismo, riconosci meno, un po' per etica, un po' perché è cambiata proprio la generazione, un po' perché l'età si è abbassata. E quindi soprattutto in quelle gare dove magari ci sono più squadre minore, più giovani, e poi succede quello che abbiamo visto. Certo. Quando sono passato io, è chiaro che io, passando dal dilettantismo al professionismo,
Nel dilettantismo in gergo si dice limare, c'era la si limava tanto, era proprio un modo di agire, un modo di essere. E quando sono passato lo facevo, i primi mesi, forse anche il primo anno, venivo richiamato spesso all'ordine. E poi mi sono educato nel percorso. Questo molto probabilmente adesso avviene meno, ma mi ricordo Cipollini, c'erano proprio corridori che erano come dei sceriffi, no? Come alle tempi. Qual è stata la lavata di capo che ti ricordi di più, che ma è divertente da ricordare adesso? Ah, i primi anni con Cipollini, ti spezzo il braccetto, mi diceva. Poi tipo eravamo un tornante e io ero all'interno, perno, e io mi giravo, perno cosa? Cioè, perché io magari andavo più avanti e c'era Galletti, per dire, che ora purtroppo non c'è più, è morto in una gara in Spagna dove ero presente anch'io nel 2005, se ricordo bene, sì. E c'erano, sai, si erano i campioni con tanti gregari intorno che imponevano il loro rispetto, imponevano la loro gara. Riccardo, anche a te è successo di dover fare qualche ramanzina, tipo Cipollini? Ma io ero cattivo con i giovani. tipo come? Ero, cioè, poi man mano che vai avanti, quando diventi, diciamo, l'esperto del gruppo, ma era una legge che succedeva prima, era una ruota che girava. Quando siamo passati professionisti, c'era Gualazzini, Sant'Ambrogio, Panizza, c'era Pacio Lualdi. C'era Lualdi, c'erano questi che ti urlavano dietro, e quindi dopo, quando loro, sì, c'erano ancora dopo lo stesso, ma ti aggregavi anche te a urlare ai giovani che passavano. Io mi ricordo una volta Martinello, per esempio, che era passato professionista, mi passò sotto un braccio al rifornimento, perché io ero ancora, cioè ero per prendere il rifornimento col braccio, e lui mi passò sotto e beh, insomma, gliene dissi abbastanza. Ma questo credo che faceva parte del gioco. Oggi non c'è più, secondo me, la personalità, anche perché non c'è modo di sì, parlano ogni tanto un gruppo, a me fa piacere quando vanno piano, ma vanno talmente forte sempre che si mettono d'accordo per fare un pit stop a volte, però non c'è, secondo me, ci sono troppe etnie, secondo il mio modesto parere, e quindi ci sono culture diverse che hanno preso campo nel gruppo. Serpeggia nel gruppo, non importa un tubo, cioè prima nel gruppo c'erano i francesi, i belgi, gli olandesi, gli italiani, gli spagnoli un po' meno, perché comunque gli spagnoli, quando andavi in Spagna sì, ma quando venivano, cioè, poi eravamo sempre soliti. Ora parlo per il nostro periodo, poi il periodo di Ruggero e di Alessandro era cambiato qualcosa anche lì, però io mi ricordo, cioè, Alessandro, quando me l'hanno presentato, se non sbaglio, proprio alla Rubeo, al Fiandre, no, forse al Fiandre, perché stava andando forte, aveva già dimostrato di andare forte su quel tipo di corse. Non mi ricordo chi me lo presentò, se Fornaciari o chi, però io dice: ma mi presenti sto ballanna qui, che, ma questo lungagnone. Però lui era già inserito con la mentalità del quello che doveva arrivare piano piano, cioè non è che era uno che era un giovane vecchio, era un giovane che sapeva fare, infatti poi l'ha saputo fare benissimo in carriera. Ruggero invece era un, non so com'era Ruggero in squadra, voi siete stati in squadra insieme, no, mi sembra. Sì, siamo stati in squadra assieme, sì. Nella Lampre, no? Giusto? Sì, siamo stati in squadra assieme. Io, diciamo che ho sempre avuto rispetto per i più vecchi. Fortunatamente sono passato dopo 6 anni dilettante, quindi sì, ero neoprofessionista, però
avevo già la mia età, perché sono passato a 24 anni, e, però diciamo che anche quando io ho vinto il campionato del mondo, la cosa che mi ha sempre distinta è stato il rispetto nei confronti degli altri, quindi ho sempre cercato di comportarmi bene. Dopo, logicamente, qualche episodio è capitato anche a me, ad esempio la prima gara all'ultimo chilometro per dare una mano a Jan Svorada, ho dato una spallata a Fabio Ballato, che io fino a qualche mese prima vedevo solamente in televisione, e il giorno dopo Baldato è venuto a riprendermi nel camper, perché all'epoca eravamo a Bessèges, avevamo il camper, e lì mi ha fatto prendere paura, perché logicamente per me Fabio era un idolo, oltre che veneto, e è venuto lì a riprendermi, e alla fine mi ha dato una sgridata, però alla fine mi ha fatto anche i complimenti, perché mi ha detto: bravo, vedo che hai carattere, e continua così. Quindi dopo da lì è nato un bellissimo rapporto, soprattutto una grande amicizia. Baldato è della vecchia guardia. Sì. Baldato, ho un ricordo di Baldato, ero in camera con lui, diceva: ok, addormentiamoci. Nessuno voleva stare in camera con Baldato perché russava tantissimo. Dopo 5 minuti che spegneva la luce, iniziava a russare, era la fine. No, invece di Alessandro volevo dire che effettivamente quello che vedete, quello che sentite, è un ragazzo autentico, un ragazzo vero, ed è un ragazzo molto, molto a modo, bravo. Io ho un ricordo a quella Tirreno dove lui poi andò forte, nel 2006 io avevo rotto lo scafoide e facevo fatica a tagliare la carne, ed era seduto in parte a me, e dice: guarda, te la taglio io, e mi ha tagliato la carne. Mi ricordo, eri già campione del mondo, eravamo a un giro di Sardegna, allo scollinamento di una salita, eravamo lì che li mavamo, e io sono entrato nel tuo treno e lui mi ha fatto entrare, mi ha dato la pacca sul sedere, cioè, sai, da un campione del mondo, non te l'aspetti. È vero che lui ha avuto un percorso diverso, forse più normale degli altri, perché come ha detto lui stesso, è arrivato alla maturità fisica e al professionismo con un percorso che siamo abituati noi, no? Con degli anni da dilettanti, ha ottenuto quello che doveva ottenere, assolutamente. Ora Maurizio mi fa vedere queste robe qua. No, ma lo sai perché? No, lo sai perché Riccardo te le fa vedere? Perché altrimenti noi peccavamo con Alessandro, cioè gli facevamo vedere tutte le corse dove era arrivato sul podio, diceva: scusate, ma mi avete invitato per farmi vedere le corse dove ho perso. La più importante dove ha vinto. Qua è stata una vera goduta per noi che eravamo lì. Io ho preso una botta nella gamba, allora eravamo in cronaca con Andrea Berton, e io cioè, mi sembrava di essere il direttore sportivo suo, che a un certo punto nel tratto della città, prima che partisse, che facesse la sparata, era dietro, io dicevo: stai lì, va bene così, e Andrea mi guardava come per dire: ma che cavolo dici, no? Poi quando partì, appena partì, disse: fatta. Per me, cioè, da come era partito, ora poi lo vedremo naturalmente con la maestria di Maurizio da qui, cioè io ebbi la sensazione, sai, sono quelle cose che senti, no? Cioè, non è che Riccardo, possiamo definire le due più grandi emozioni, quelle di Saronni a Goodwood e quella di Alessandro Ballanti a Verona, a Varese? Sono d'accordo. Le due più grandi emozioni iridate del ciclismo italiano. Sono d'accordissimo, eccolo qua, mamma mia, quando si vide, ma qua io ho la pelle d'oca, ho la pelle d'oca ancora, cioè quando partì, perché avete visto l'immagine? Ecco, te la fa rivedere Maurizio, cioè improvvisamente, io dicevo stai lì, perché prima c'era stato un po' di lacchezzi, no? E quando è partito così, cioè si vede, passa al triplo di velocità, questo cammellone infilato che va via in mezzo alla gente, io godevo come un maiale proprio,
ma cioè non potete immaginare, ma io mi riesalto ancora, perché poi c'era sto deficiente qua del danese che tirava, cioè, ma che perché tira? Non ha mai tirato, non aveva mai tirato un metro, non aveva tirato un metro. E qua poi quando arrivò nell'ippodromo lì ci fu l'apoteosi, il boato della gente, è stata un'emozione grandissima. Hai detto bene, Luciano, sono state le due sparate. Allora c'è stata la fucilata di Goodwood, che ormai è storica, ormai sono 40 anni, fra le altre cose quest'anno è il 40esimo, ma si potrebbe paragonare alla fucilata anche di Varese, perché questa fu una vera e propria fucilata. Mi taccio, perché scusatemi, ma venendo perché io dopo faccio un sondaggio su chi ha goduto di più tra Riccardo in cronaca e Alessandro, che quel mondiale l'ha vinto. Luciano, no Alessandro, tu quando sei partito ti sei accorto effettivamente che eri partito al momento giusto, con la potenza giusta, ma io ritengo che tu eri convinto che quella era un'azione vincente, o avevi dei dubbi in questo 2 chilometri di corsa? Allora, c'è stato un insieme di cose che mi hanno portato lì a fare quello scatto. La prima è la consapevolezza che andavo veramente forte, perché avevo vinto la tappa alla Vuelta e avevo fatto anche molti altri piazzamenti in un allenamento con Rebellin, perché io mi allenavo all'epoca con Davide Rebellin. Calcolate che io non avevo mai staccato Rebellin in salita, e lui è veramente... è ancora tuttora un cagnaccio, e quindi quando l'ho staccato, ma senza volerlo, nel senso che gli ho detto semplicemente devo fare un determinato lavoro e poi vado a fare dietro macchina, era la domenica prima del campionato del mondo, lui si è messo a ruota e facendo il lavoro l'ho praticamente staccato di ruota. Quando siamo arrivati in ritiro lui mi ha detto: Ale, qua che ti ho visto andare, lo sai che sei qui per vincere. Quindi anche lui mi ha aiutato e mi ha dato consapevolezza. In più, la sera prima, quando sono andato a dormire, io mi sono immaginato veramente come avrei voluto vincere il mondiale. Vi posso garantire che ho immaginato di vincerlo proprio come l'ho vinto, quindi diciamo che c'erano 2 o 3 cose. Un'altra è stata Franco Ballerini, che alla vigilia del campionato del mondo per 2 o 3 volte, una volta anche con Alfredo Martini, mi prese in disparte, perché la tattica di gara era Paolo Bettini, quindi dovevamo vincere il mondiale in molti modi diversi, però sempre esclusivamente con Paolo Bettini, che era il nostro leader indiscusso. Però a lui nella testa, prima del mondiale, mi ha messo proprio questa cosa che io potevo partire con quel rettilineo che dal centro di Varese andava verso l'ippodromo, perché la strada tirava leggermente all'insù e io lì avrei potuto fare la differenza. Quindi diciamo che sono state queste le cose che mi hanno portato a fare quello scatto. Al momento in cui sono partito mi sono giocato il tutto per tutto, perché ho detto: se io vengo ripreso qui non ho più possibilità di vittoria, quindi devo dare il massimo. E lì mi sono concentrato in tutto, nel stare aerodinamico, nel spingere il più possibile, di cercare di non voltarmi e tutte queste cose per arrivare il prima possibile all'interno dell'ippodromo. Alessandro, prima di andare in pubblicità, posso chiederti, dopo quello scatto, quando c'è, dopo la sparata e prima dell'arrivo, c'è un momento interlocutorio in cui te dai il tutto per tutto, che cosa passa nella testa, non di un ciclista, di un uomo? Ma lì ti dico la verità, ripeto, cercavo di stare concentrato nel mio sforzo, quindi non girarmi, stare basso, aerodinamico e spingere il più possibile, tenere il rapporto giusto. Questo, poi pensavo ai sacrifici fatti per arrivare lì, che non sono solamente sacrifici di allenamento, ma sono sacrifici di molte rinunce, perché per fare... professionista alla fine uno pensa sì, si allena molto, però sono rinunce a tavola, rinunce con le figlie, perché io raramente ho giocato in giardino con loro a rincorrerle, perché logicamente dopo avevo un mal di gambe assurdo. Quindi ho pensato a tutte queste cose e pensavo che era l'occasione della mia vita. Noi ci fermiamo, intanto Sanno ci ha scritto bei tempi e quanta gente, soprattutto le vediamo nel mondiale, vabbè sì, lo correvamo anche in casa. Queste le immagini di Alessandro Ballan, il Ridato 2008, noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco.
25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Per questa sera con ospite d'eccezione Sandro Ballan, che Fabio mi dicevi prima di andare in onda, quando ti abbiamo detto guarda stasera c'è Alessandro Ballan, accidenti, il mio idolo, peraltro lo ricordi anche vagamente perché non fosse altro per la statura, chiaramente sì, poi sì, in bicicletta sì. Il giorno e la notte, però la cilindrata è diversa. Perché ti piaceva così tanto Alessandro Ballan? Ma soprattutto perché fisicamente gli somigliavo parecchio, diciamo. Poi è un corridore forte, molto forte. Lui è stato uno dei più forti corridori italiani per quel tipo di gare, sicuramente. Anzi, è stato un corridore molto sfortunato perché è capitato in un periodo particolare e secondo me lui si è perso 3-4 anni buoni di carriera dove avrebbe dato sicuramente tanto, tantissimo.
No, invece io volevo ricordare, Alessandro, tu hai vinto anche da dilettante, naturalmente, avevi vinto anche in Abruzzo, perché nostro telespettatore di Sulmona, leggendo l'articolo su Tutto Bici, mi ha chiamato stamattina e mi ha detto: guarda che Alessandro Ballan ha vinto a Sulmona, te lo ricordi questo particolare? Alessandro, ho vinto a Marane di Sulmona, sì, e bravo. Lo ricordo molto bene, sì, era una grande classica del ciclismo dilettantistico. Alessandro, tu prima del mondiale, nel 2007 praticamente, hai vinto il Fiandre, quella è stata probabilmente la corsa che ti ha fatto conoscere al grande pubblico mondiale del ciclismo. Che tipo di ricordo hai su questa grandissima classica del ciclismo? Ma diciamo che fortunatamente ricordo tutto, dalla notte prima in camera con Fabio Baldato, che non mi ha fatto dormire un minuto. Nemmeno, non faceva dormire nessuno praticamente. Io ricordo che alle 4 di mattina non avevo veramente chiuso occhio per nulla, non ce la facevo più, dovetti chiamare il dottore della squadra perché ho detto: qua devo almeno riuscire a dormire un paio d'ore perché sennò domani è veramente dura. Anche perché partivo fra i favoriti, avevo appena vinto la settimana prima De Pan, e quindi c'era molta molta pressione su di me. E il ricordo è Fabio che si sveglia quando arriva il medico della squadra e cerca di rassicurarmi dicendo: no, perché anch'io quando ho fatto secondo alla Sanremo non ho mai dormito, non ho mai chiuso occhio tutta la notte. E dopo della gara ricordo veramente tutto. Fabio, che è stato veramente grande, mi ha sempre supportato e ha preso anche delle decisioni al posto mio con molta responsabilità, e poi anche tutto il resto della squadra, perché da Fornaciari a Daniele Bennati, tutti quelli che erano stati presenti quel giorno lì, Emanuele Mori, veramente hanno lavorato alla grande per portarmi ai piedi del Gran Mondo, dove io lì poi ho deciso di fare l'azione. E okay, mi sono voltato, ho visto che mancava ancora 18 km all'arrivo e dietro non era Bonen ma era Oste, allora ho pensato di aspettarlo e di giocarmi tutto per tutto in volata, anche rischiando un po', perché io spero di essere più veloce di Oste, però diciamo che quando è partito con lo sprint un po' mi aveva sorpreso. Sì, ma non tirava mai un metro, Alessandro. A me mi ha fatto diventare matto quel giorno lì, perché tiravi solo te e lui era sempre a ruota e te guarda, sempre davanti eri. E io dicevo: ma dagli un cambio, fallo passare. Quella la mia paura era, però poi insomma alla fine. Peraltro Oste sembra stesse facendo la passeggiata domenicale. Oste sempre così, senza guantini, con l'acqua, sempre così. Corre in bicicletta un po' come corro io. Cioè, almeno... Ma su, guardi, l'errore di Oste è il rapporto agile. Guarda quanto rapporto più agile ha rispetto a me. E lui appena parte mi dà subito 2-3 metri e mi sorprende, però poi rimane con questo rapporto agile, non cambia, e io con il rapportone invece riesco a prendere velocità, la scia e a saltarlo proprio all'ultimo. Vabbè, Madonna. Che patimento, ma un'altra partita, ma poi una grandissima goduta, perché insomma noi eravamo lì, ecco, la ricordo benissimo. Io penso, scusate, però a me mi emoziona vedere queste cose, perché un conto è fare le telecronache da tubo, lui, Alessandro, lo sa benissimo perché è stato telecronista fino a ieri e quindi lo sa quello che dico, è un conto essere lì sul posto. Noi siamo andati a fare il Gramol il giorno dopo a piedi, l'abbiamo fatto tutto a piedi per ripassare dove era passato lui il giorno prima, dove sono sensazioni, emozioni che ti rimangono veramente impresso, e devo dire grazie a Alessandro, perché non sono state tantissime le volte che siamo andati sul posto. Una di queste è stato quel Fiandre lì, una di queste è stato il Varese campionato del mondo, e devo solo dire grazie, perché sono state due emozioni veramente fantastiche. Perché un conto è essere
in telecronaca da uno sgabuzzino, è un conto invece essere proprio là sul posto. Riccardo, ma hai portato praticamente fortuna dove Lo stavo dicendo io statisticamente, insomma, mi pare di capire che ci sia una correlazione abbastanza evidente tra le tue vittorie e la presenza di Riccardo sul potevi venire una volta a Rubé effettivamente è così. A proposito di Rubé, tra le altre cose, Riccardo, te la formazione l'hai schierata per la Rubé? Io l'ho schierata, però cioè non è che c'ho grandi cose. Io la mia te la faccio vedere. Peraltro ringrazio gli amici di Fantacycling che hanno ripreso il mio punteggio della settimana scorsa. Hai visto, io l'ho vista anch'io. Perché era andato forte, ecco perché mi hanno ripreso. Quindi li ringrazio. Vediamo rapidissimamente per capire, e passo a voi, per capire se qui in mezzo c'è qualcuno che... Vabbè, di papabili ce ne sono. Insomma, ho scelto come capitano sta settimana Casper Asgren. Non so se ho fatto bene, però me la sento così. Ruggero, te come la vedi la Rubé di domenica? Ma io la vedo che... Sì, vabbè, Asgren è un ottimo corridore, lo conosciamo, è anche molto veloce. Io vedo che c'è una squadra molto forte, la Ineos, che può avere diverse punte. Io Van Barle, lo stesso Kwiatkowski, c'è Scherfeld, quel ragazzo che ha vinto il Brabante, c'è Ganna, che comunque sì, l'aveva vinta la Rubé quando era dilettante. Ha fatto una preparazione specifica importante con Marco Villa e Cioni, e comunque noi, sai, la vittoria italiana ci speriamo, ci manca e la vorremmo. Eh sì, anche se insomma è arrivata qualche mese fa con Sonny Colbrelli. Sì, però purtroppo adesso... Adesso non è replicabile, almeno a stretto giro. Poi... Dimmi, scusami, concludi Ruggero. No, poi vabbè, poi abbiamo Van Der Poel che comunque sta andando forte, abbiamo visto che su un percorso del genere potrebbe avere una grande gamba. C'è il ritorno di Van Aert, quindi... Eccola la squadra. Non si vede. Se te metti lo sfondo sfocato per non far vedere cosa hai dietro, poi è... No, è vero, hai ragione, però è Van Der Poel il mio capitano, te lo dico. È il tuo capitano. Vedi come, cioè, perché mi sono ispirato all'ideatore della trasmissione, quindi... Ah, e anch'io, solo del nome. Va bene, diciamo che Van Der Poel è il grande favorito di questa edizione della Rubé, però io sono convinto che le parole di Alessandro Ballan siano giuste. Quest'anno la Rubé potrebbe vincerla un corridore non di secondo piano, sembra un grande campione, ma non di quelli che sono super favoriti. Non cioè, come quelli come te, insomma, di secondo piano come te. Sì, sì. Lo sai che cosa è mancato in questo inizio di stagione? La Quick Step. Non vorrei che a questa edizione della Rubé possono effettivamente dare il meglio di questo collettivo di squadra, quindi mi aspetto molto da questa squadra, mi aspetto molto da una Rubé che come sempre sarà una Rubé molto ma molto dura, però come vi ripeto mi aspetto molto da questa grande squadra che è mancata molto a queste classiche del nord, quindi sicuramente e ci sarà grande battaglia. Bravo, se fossi anche danese sarebbe perfetto. Ha detto una cosa interessante Ruggero, perché ha fatto cenno all'Ineos. L'Ineos stanno andando veramente molto forte. Se te guardi
a parte Kwiatkowski, la vittoria dell'Amsterdam Gold Race, però sono andati forte dove si sono presentati, sono andati forte al Brabante ora di recente, ma sono compatti e hanno 3, 4, 5 elementi che possono andare molto forte. Quindi bisogna fare attenzione ai britannici, ai granatieri in questa Roubaix. Io poi ho una suggestione di così, non so cosa ne pensa Alessandro, glielo voglio chiedere. Sì. Io ho una suggestione Christoph, non so, sarà perché stasera c'è la Via Crucis e siamo... Ah, tu dici può essere un richiamo? C'è... Io la resurrezione di Christoph! Hai capito? Alessandro, allora, come ti sembra l'assonanza? Può starci? Innanzitutto Christoph è un corridore da non sottovalutare, perché ricordiamo che ha già vinto, è un grande campione, sì, su una squadra tra virgolette minore, ma sembra una squadra World Tour, e ha fatto vedere ultimamente di andare anche molto forte, e poi ha questo spunto veloce che può veramente fare la differenza. Un nome che non è stato fatto, attenzione, a Mad Pedersen, perché è da un bel po' che è lì. Agevoliamo la grafica della mia formazione, perché c'è anche Mad Pedersen, bravo, esatto, bravo Alessandro. Perché Mad Pedersen è un altro di quei corridori che a fondo, perché ha già vinto un campionato del mondo, e soprattutto è molto molto veloce, quindi è quel corridore che magari riesce ad arrivare con Matteo Van Der Poel e riesce anche a batterlo in volata, come ha fatto San Nicolbrello l'anno scorso. Prima di chiudere, posso andare, poi li salutiamo, visto che salutiamo Riccardo e Alessandro, li ringraziamo per essere stati con noi, posso chiedervi, visto che abbiamo parlato di giovani vecchi, di generazione a confronto, posso chiedervi questo Damiano Caruso, che ha vinto anche il Giro di Sicilia e che non smette mai, a proposito di godute, di farci godere, Riccardo e poi Alessandro? Ma allora, Damiano ha fatto una grande cosa, perché insomma ha vinto il Giro di Sicilia da dominatore, come è stata anche la squadra, perché se c'era una squadra in questo Giro di Sicilia era la nazionale di Bennati. Devo dire, senza nulla togliere i meriti a Damiano, che la qualità di questa corsa era abbastanza bassa, diciamo pure anche mediocre, però nella corsa in generale i valori sono venuti fuori alla grande. È emerso il grande valore di Damiano, aiutato, supportato da una grandissima squadra, perché comunque hanno vinto anche con Malucelli il primo giorno, quindi insomma hanno corso da squadra. E era difficile, insomma molto raro vedere anche la squadra azzurra in queste corse correre così. E quindi lui se l'è strameritata la grande, è stato bravissimo. Io gli ho fatto i complimenti anche oggi, ma ci eravamo sentiti poco prima, l'altra settimana, prima di fare questa gara nella sua terra, e mi aveva detto che stava bene e che sarebbe andato con intenzioni di vittoria. Ha mantenuto, vincere da favoriti non è mai semplice, però insomma sarei ipocrita a dire, insomma, la qualità era piuttosto scarsa, ecco, diciamo così, però molto molto bene, speriamo che vinca anche al Tour de France. Certo. Alessandro? Ah, concordo con quello che ha detto Riccardo, e io aggiungerei che ha corso in casa, quindi motivazione doppia per lui, e posso dire che mi fa solamente che piacere, perché lo conosco molto bene come ragazzo, quando era neo professionista in Liquigas. Diciamo che lui è stato fino all'anno scorso gregario, e adesso, dal momento in cui al Giro d'Italia ha perso l'Olanda e ha fatto questo podio al Giro d'Italia, si è ricavato i gradi di capitano, quindi penso che sia proprio una motivazione per lui arrivare a questo risultato, e soprattutto sia anche di buon auspicio per le gare che verranno nel proseguo della stagione. Ecco, diciamo che quando un corridore così comincia a fare podio a un grande giro, comincia a vincere gare come un arrivo all'Etna, prende consapevolezza dei propri mezzi e magari riesce a fare anche quel risultato che noi non eravamo abituati a vederlo fare.
Ragazzi, io vi ringrazio, grazie Riccardo, grazie Alessandro, io ringrazio anche Ruggero, vi do l'augurio di una serena Pasqua, di un grande Rubè, perché insomma Riccardo comincia presto, poi domenica. Alle 10:30 noi entriamo in diretta, domenica c'è una grandissima novità perché c'è anche un nome prestigioso, proviamo a fare una telecronaca a tre con Moreno Moser. Io, Luca Gregorio e Moreno Moser ci faremo un po' di compagnia perché insomma 7 ore sono abbastanza lunghe da fare, però con la Rubè non ti annoi mai e quindi no. Noi saremo lì, l'unica cosa è meno male che c'è lui perché così almeno ci diamo un po' il cambio per mangiare qualche panino così. strada facendo, grazie. Non avremmo nemmeno il tempo per mangiare un panino. Grazie Riccardo, buona Pasqua, buona Rubè. Grazie, buona Pasqua e buona Rubè anche ad Alessandro Ballan, è stato un piacere, un onore averti, speriamo che tu ti sia divertito, insomma, stare un'oretta con noi. Certo, moltissimo, è sempre un piacere, buona continuazione e buona Pasqua a tutti. Grazie auguri, Alessandro, grazie, Ballan. Grazie Alessandro, grazie a tutti. Oh, grazie e tanti auguri anche a Ruggero Marzoli. Grazie Ruggero per essere stato con noi, anche a casa ovviamente. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale perché poi ritorniamo con tante altre cose di cui parlare. A tra poco. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più.
Di nuovo insieme per questo appuntamento numero 6 con Velo. Diamo la buona serata e il benvenuto nel nostro studio. Bentornato a Gianluca Giallorenzo. Ciao Gianluca. Ciao, grazie, grazie. Perché si avvicina l'evento Ecomob edizione 2022, 6, 7 e 8 maggio al porto turistico Marina di Pescara. Poi vedremo ovviamente anche i video relativi e faremo un po' un excursus su quelle che sono state le edizioni precedenti e quello che ci aspetta ovviamente per questa di edizione. Ma siccome questa, Luciano, è stata anche la settimana che si sta per concludere, in cui c'è stata la rassegna del Vinitaly, e il mondo del vino è sempre a filo doppio legato al mondo del ciclismo. Molte aziende sponsorizzano. Molte aziende, tradizionalmente, sono due mondi molto, molto affini e che vanno spesso e volentieri a braccetto. E noi abbiamo seguito, oltre alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, anche il Vinitaly di Verona, e siamo andati a trovare degli amici, ovvero Gianfranco Ulisse e i figli Antonio e Luigi, che insomma sono nel mondo delle due ruote da qualche anno oramai, adesso sono appassionatissimi del mondo della bicicletta. E allora facciamo così, ci andiamo ad ascoltare l'intervista a Gianfranco e a Luigi Ulisse, realizzato da Stefano Recanati con le riprese, le immagini di Gaetano Tereo. Gianfranco Ulisse al Vinitaly, e si è ripartiti, siamo in tema di pedalate, dai, si pedala duro qui. Ma sì, siamo ripartiti e grazie a Dio, come vedete, pure alla grande, quindi ce la mettiamo tutta e niente, mi auguro che si riparta pure alla grande con il ciclismo e noi siamo qua. E un saluto agli amici di Velo, ci sentiamo alla prossima. Dai. Adesso arrivano degli appuntamenti importanti in Abruzzo per il Giro d'Italia, ecco, è tenuto lì, è sempre protagonista. Sì, sì, ci stiamo organizzando e cerchiamo di fare qualcosa di bello, ce la mettiamo tutta. Forza Abruzzo, dai! Luigi Ulisse, lo ritroviamo con piacere al Vinitaly dopo tanti anni di stop causa pandemia, però a microfoni spenti il papà ha detto abbiamo lavorato. Assolutamente sì, sono stati due anni di fermo, ma nel momento in cui quest'anno siamo tornati qui al Vinitaly abbiamo veramente visto che comunque c'è questa grandissima voglia da parte delle persone di incominciare a riscoprire il mondo del vino. Il nostro stand è stato veramente sempre molto visitato, tra i più pieni, e questo testimonia che c'è ancora tanta voglia nello scoprire il nostro magnifico territorio che noi cerchiamo di raccontare con i nostri segni di unicità e di distinzione. Quest'anno quindi sarà un'annata molto molto bella, abbiamo presentato nuovi vini, abbiamo presentato un vino nuovo della linea premium, un pecorino di una fascia più alta che ha subito incontrato il gusto di tutte le persone che sono venute a degustarlo, e abbiamo presentato un passito di uve rosse, questo per testimoniarvi che comunque c'è la voglia da parte degli interlocutori, ma anche dal nostro punto di vista, di voler esprimere il nostro meraviglioso Abruzzo, quindi siamo felici che tutto sia ripartito. Ecco, c'è dalla bollicina dunque al vino passito, ecco, c'è tutto adesso alla cantina Ulisse. Assolutamente sì, a noi ci fa piacere testimoniare tutte queste belle differenziazioni che abbiamo nel nostro territorio, nella visione sparkling, nella visione vino fermo e anche nella visione passito, perché ci piace raccontare, come dicevo prima, la grande tradizione che è imperversa nella nostra regione, nella nostra famiglia, nel nostro territorio, ma in una veste comunemente profondamente nuova, moderna e innovativa. Il mercato estero, ci è stato appena detto che comunque non constatate le difficoltà, si sta muovendo, ci sono dei ritardi nelle consegne, però questo fa parte anche del gioco e di questo periodo storico. Invece per l'Italia come va? L'Italia sta andando invece alla grande, noi il mercato in grandissima crescita, così come il mercato estero, a parte la problematica dei trasporti che è un po' uguale per tutti, però noi per quanto concerne le performance stiamo andando molto molto bene, quindi siamo convinti che stiamo sulla strada giusta e quindi continueremo nel nostro percorso. Chiudo, il tappo di vetro è ancora visto come?
Il tappo di vetro è visto come quell'elemento che comunque si confà con la nostra azienda Tenotulisse, tant'è che noi ci chiamano o la vini Ulisse o i vini col tappo di vetro, e quindi o come una volta ci chiamavamo la linea Unico, questo per contraddistinguere insomma i nostri segni distintivi, e tra questi il tappo di vetro è uno di questi. E allora un saluto a Gianfranco, a Luigi, anche ad Antonio, che non abbiamo ascoltato ma che c'era, lo abbiamo intravisto, peraltro saranno particolarmente contenti perché insomma prima abbiamo parlato del Giro di Sicilia e loro Sepeda oggi terzo all'arrivo, secondo nella generale, quindi immagino che per loro sarà anche uno stimolo in più a rimanere in un mondo che oramai li ha presi davvero, davvero parecchio. Lunedì di Pasqua, perché abbiamo detto il giorno di Pasqua ci gustiamo la Roubaix, il lunedì di Pasqua, Fabio, vengo da te, ci gustiamo la sesta edizione della corsa del dottor Carlo Acepagatti. Ovviamente corsa ne abbiamo parlato in questi anni nelle varie edizioni, dalla prima fino a quella attuale che si svolgerà lunedì, dedicata a una figura importante per la nostra regione, per la comunità ovviamente di Cepagatti, che è quella del dottor Carlo Santuccione. Peraltro quest'anno la vera novità è che è un appuntamento triplo. Sì, quest'anno avete voluto fare le cose in grande. Quest'anno abbiamo voluto esagerare forse. Quindi lunedì organizzeremo tre gare per esordienti, per allievi e per juniores. Facciamo quest'anno di prova e siamo già a buon punto con l'organizzazione e il tempo dovrebbe assisterci, quindi siamo carichi e fiduciosi come sempre per l'organizzazione di questa corsa. Ti posso chiederti innanzitutto perché allargare a tre categorie? Ma dopo cinque, questa è la sesta edizione, dopo cinque anni volevamo fare un cambiamento sempre in positivo ovviamente, e quindi abbiamo pensato di fare una giornata dedicata, era sempre stato un po' l'obiettivo quello di fare questa giornata dedicata a tutte le categorie del ciclismo giovanile. Sì, del ciclismo giovanile, e ci siamo messi in moto, abbiamo pensato questo, abbiamo trovato una data, perché poi a Cepagatti di domenica non è possibile perché abbiamo il mercato domenicale. Allora l'unica data utile di festa era questa di lunedì di Pasqua, e quindi facciamo questo esperimento che in questo momento ci sta dando ragione, nel senso che abbiamo tantissime adesioni, perché abbiamo, anzi anche oltre ogni previsione, perché abbiamo 110 esordienti iscritti, abbiamo 120 allievi e 118 juniores, compresa la nazionale ucraina che alloggia in Abruzzo, sì, come tutti sapete, sì, e quindi sarà l'esordio, faranno l'esordio stagionale proprio qui lì da noi a Cepagatti. E dicevo, abbiamo tantissime adesioni, oltre ogni previsione, addirittura abbiamo anche squadre che vengono dalla Lombardia, ne approfittano del Ponte Pasquale per far fare un'esperienza diversa ai ragazzi, e quindi ecco, fino adesso siamo contenti e soddisfatti di quello che stiamo per diciamo organizzare, speriamo che alla fine i fatti ci diano ragione. Oh, peraltro il lunedì di Pasqua si presta, adesso al di là del fatto che ci sia il mercato domenicale a Cepagatti, però effettivamente come giorno si presta abbastanza a una corsa ciclistica come quella dedicata alle categorie giovanili, non so se... Perché è una giornata di festa, una giornata di festa, il lunedì, non so. Quindi... Allora, si presta perché sicuramente a livello tecnico è un... Sì, si presta molto. A livello organizzativo vi posso dire che stiamo incontrando tantissime difficoltà, perché essendo un giorno festivo e soprattutto dopo due anni di Covid dove la gente è stata chiusa in casa, reperire le persone che poi sono tutti volontari, che ci danno una mano, è la cosa più difficile quest'anno, è questa, reperire veramente le persone che ci danno una mano, sia come protezione civile che come... Addirittura stiamo trovando difficoltà a trovare le ambulanze. Le ambulanze, per recimolarne due, abbiamo dovuto fare salti mortali. Per questo stiamo trovando tantissime difficoltà. Per il resto,
devo dire che anche se ci sono altre gare ovviamente in giro e anche al centro Italia, abbiamo tante adesioni, tante, e quindi io sono fiducioso, sono convinto che come al solito, perché fino adesso nelle 5 edizioni precedenti abbiamo sempre organizzati eventi top, perché non abbiamo mai avuto nessuno. Sono convinto che faremo una giornata spettacolare. Ecco, ci vuoi un po' dire quale sarà il cronoprogramma, le varie partenze, perché partiranno prima gli esordienti, poi gli allievi e poi gli juniores? Allora, la prima partenza sarà alle 9:30 in piazza e partiranno gli esordienti di primo e secondo anno e correranno insieme, quindi accorperemo la categoria. Questo soprattutto perché non abbiamo tempo per separare le categorie, altrimenti per i 110 iscritti dovremmo anche separare le categorie. Quindi partiremo alle 9:30 e faranno un circuito di 5 km. Per chi conosce, praticamente deveremo al campo sportivo e si uscirà alla strada del cimitero e si tornerà in paese. Un circuito di 5 km da ripetere 5 volte per 25 km per gli esordienti. Poi alle 11:30 partiranno gli allievi e percorreranno lo stesso percorso degli esordienti, quindi 5 km a giro, però per 10 volte, quindi faranno 50 km e dovrebbero arrivare intorno alle 13, abbiamo calcolato più o meno quello. Poi ci sarà l'evento più importante della manifestazione, perché alle 13:15 in questa sede colgo l'occasione per invitare tutti, oltre che i concittadini che come sempre saranno presenti in massa, ma anche gli sportivi. Faremo andremo a trovare il dottore al cimitero, dove deporremo un mazzo di fiori sulla sua tomba, e quindi questo alle 13:15. Poi alle 14:30 ci sarà la solita gara degli juniores. Quest'anno faremo un giro in meno, perché in questa data gli juniores non possono superare 110 km di percorso, uh-huh. Quindi faremo 9 giri per 104 km più o meno, il circuito classico, e quindi verso le 17 si terminerà la manifestazione. Oh, peraltro prima hai detto ci sarà l'esordio della nazionale, sì, ucraina, ma stavo leggendo un po' il vostro albo d'oro, peraltro nell'ultima manifestazione, l'ultima edizione, proprio un ucraino aveva vinto, Varenik. Maxim Varenik. Sì. E quindi insomma è una specie di una specie di filo rosso, sì, che unisce l'Ucraina alla vostra comunità, che Luciano te lo sai benissimo, lo sai meglio di tutti quanto è legata alla figura di Carlo Santuccione. Allora, innanzitutto voglio partire ancora da più lontano. Io ho sempre ritenuto che Cepagatti è il cuore pulsante del ciclismo abruzzese. Perché questo? Perché Cepagatti ha sempre amato in modo esagerato questo sport. Io mi ricordo un ragazzino, andavo e avevo 10, 11, 12 anni, andavo a Cepagatti a vedere le mie prime corse, e se mi sono appassionato a questo sport l'ho fatto grazie anche a questa cittadina che in quegli anni lì organizzavano grandi eventi sportivi intorno al ciclismo. Poi Cepagatti ha sempre prodotto ciclismo a 360 gradi, addirittura negli anni 90 c'è stato il Gran Premio di Cepagatti, addirittura gara internazionale di ciclismo professionistico. E poi è venuta questa bellissima figura, forse uno dei personaggi più interessanti di questo territorio, Carlo Santuccione, che ha amato tantissimo il medico, detto il medico dei ciclisti, ma veramente è stato un personaggio che ha aiutato tutti gli atleti, sia sotto il profilo sportivo, ma soprattutto anche quello umano. E ringrazio questi ragazzi che ogni anno e non vogliono assolutamente dimenticare un personaggio che veramente ha dato tantissimo al ciclismo. Quindi saremo tutti presenti, come l'abbiamo sempre fatto negli anni, a questa manifestazione. Oh, intanto scusami Luciano, perché ci scrivono: posso venire a dare una mano? Interessante questo messaggio. In che senso? Non lo so, l'Ucraina Cepagatti. Non lo so, magari se vuoi esplicare bene. È un appunto volontario. Ucraina a Cepagatti, se avete detto bene. Ah, ok. Quello che ho capito io, però. Ah,
ok, scusami. No, quindi una cittadina che ha amato, ama il ciclismo e grazie a questi ragazzi, come dicevo, non vogliono assolutamente dimenticare un personaggio come Carlo Santuccione che ha fatto veramente del gran bene al mondo di questo sport. Quindi saremo tutti presenti e giovedì prossimo vi faremo rivedere una manifestazione veramente interessante di una categoria, tra l'altro categoria junior, dove effettivamente è da questa categoria che si iniziano a capire quali sono i veri valori di questi ragazzi. Quindi grande appuntamento. Io voglio invitare soprattutto gli ex ciclisti, fuori Cepagatti, tutti gli sportivi, perché io ripeterò fino a che Carlo merita veramente di essere onorato almeno una volta l'anno, di essere ricordato in questa maniera, perché lui è stato un personaggio fantastico di cui se ne parlerà forse nei prossimi 100 anni, sicuramente tutti, perché quello che ha rappresentato Carlo per tante persone e quello che faceva lui per tante persone veramente merita questa manifestazione, merita un giorno speciale a Cepagatti per essere. Io ricordo le parole del sindaco Gino Cantò. 2 anni fa ci fu una piccola lamentela di alcune persone perché stavamo, diciamo, bloccati, perché purtroppo certo, la gara ciclistica si sa, crea qualche disagio, lo crea e tutto quanto. Lui, molto amico di Carlo, un amico fraterno di Carlo Santuccione, lui salì sul palco, prese il microfono e disse queste parole: noi stiamo ricordando la persona che forse sarà il numero uno a Cepagatti, e quindi qualsiasi strada chiudiamo non ha prezzo. Quindi questo per dire che persona è, per noi organizzatori è un onore, per me personalmente è un onore, perché veramente, infatti per questo voglio ringraziare la famiglia, la signora Eleana, i figli Sara, Davide, Simone, il fratello Carmine e Bruno, che ci danno questa possibilità di fare questa giornata speciale, e tutta l'amministrazione comunale di Cepagatti, perché veramente si fanno sempre in quattro. Qualsiasi cosa chiediamo, abbiamo chiesto l'ultimo all'amministrazione di chiuderci, di tapparci qualche buco che sa in strada si sono subito super attivati, quindi per questo. E poi voglio ringraziare tutti i ragazzi del gruppo, perché tra Fabrizio, Pasquale Parmeggiani, Michele Campili e Antonio Rapazzo, tutti, Vincenzo, tutti quelli che ci stiamo facendo, come si dice, il mazzo. Sì, anche perché poi prima della trasmissione ci stavi dicendo senza queste persone che poi mettono... No, io da solo o in 2 o 3 non si possono fare queste manifestazioni. Si arriva che, cioè, se non ci fossero persone del genere, no. Non sarebbe possibile fare la manifestazione non a Cepagatti. Ovunque è il ciclismo. 3 gare no, di sicuro. Sì, sì. Sì, perché purtroppo io, ve lo stavo dicendo prima, non è una nota polemica, perché magari... Ma non è una nota polemica con la federazione abruzzese, sia ben chiaro, però con la federazione in genere. Cioè loro devono capire che, secondo me, cioè il mio parere, lo sport, il volontariato, non si può fare più affidamento sul volontariato. Cioè noi ci hanno detto armatevi e partite, cioè la Federazione Ciclistica Italiana ti dice vuoi organizzare una gara? Ok, falla. Però poi le problematiche, ecco, io una nota che voglio fare alla Federazione, ma una nota costruttiva, cioè dateci una mano, cioè io vorrei arrivare ad un punto dove vado in federazione e gli dico io voglio organizzare una corsa juniores, quanto costa? 4.000, ecco di soldi, i permessi, sono cose che veramente ti fanno passare la voglia, certo, di organizzare. Fabio, ripeto, non è una polemica a livello regionale ma nazionale, perché secondo me... Cioè la parte burocratica, prendetela in carico voi. Prendetela in carico voi, perché facendo, così facendo... E come tutte le cose che hanno una curva,
prima poi, o poi, prima sono, poi la curva sono destinate, esatto, a andare giù, è assolutamente vero. Vi voglio fare i complimenti soprattutto perché l'idea di allargare un po' la giornata, quindi diventerà un po' una giornata della bicicletta, cioè pagata, certo, quella di lunedì, e l'avete allargato anche alla categoria esordienti allievi, queste due categorie che stanno facendo un po' fatica in questo momento a livello organizzativo, mancano effettivamente sia in Abruzzo ma addirittura anche in Italia su questa categoria, quindi complimenti per aver avuto il coraggio e l'abilità di capire che c'era bisogno non solo organizzare questa manifestazione in nazionale di categoria junior, però averla allargata soprattutto alla base. Ma Lucia, chi vuole bene al ciclismo lavora soprattutto per i giovani, perché agli alti livelli il ciclismo va da solo. Sì. Chi vuole bene al ciclismo lavora sui giovani, perché quello, e voi lo sapete benissimo, il problema del ciclismo è a livello giovanile. Mm-hmm. Non ci sono ragazzi che corrono, non ci sono gare, quindi chi vuole bene al ciclismo deve lavorare sui giovani. Assolutamente. Oh, l'appuntamento, lo ricordiamo, lunedì di Pasquetta, la sesta edizione della corsa del dottor Carlo, ovviamente a Cepagat, lunedì 18 aprile. Dunque appuntamento, Fabio ha detto anche agli ex ciclisti, ma noi diciamo a tutti andateci, perché se la domenica vi godete la Roubaix, lunedì vi godete un grande spettacolo di ciclismo giovanile sulle nostre strade. A proposito di eventi sulle nostre strade, il nostro Moreno Di Labbio è stato domenica a Popoli. Vediamo a fare che cosa e poi rientriamo e parliamo di Ecomop. Domenica 10 aprile si è svolta la settima edizione del trofeo Ciclisport Mania Memorial Mario Parmegiani. Era la seconda tappa del campionato mountain bike XCO Abruzzo Race. La gara ha visto la partecipazione di circa 150 partenti, nonostante le condizioni meteo poco favorevoli, almeno nella parte iniziale della giornata. Popoli è una location che si presta molto bene alla mountain bike, anche in caso di pioggia le carrarecce e il terreno permettono di drenare molto bene l'acqua, quindi bisogna fare attenzione al terreno che diventa viscido, ma sicuramente permette la pratica della mountain bike anche in caso di pioggia. La gara era aperta a tutte le categorie, esordienti ed allievi hanno potuto svolgere il percorso in totale sicurezza e competere insieme con i big che hanno partecipato a questa manifestazione. Il percorso era molto bello, pedalabile in salita fino alla forestale e tecnico nella discesa, con tornanti molto stretti dal castello in giù. Il giro andava ripetuto tre volte, ogni anello misurava circa 10 km, quindi per un totale di 30 km e un dislivello complessivo di 1200 metri. Ad avere la meglio su tutti sono stati i Folcarelli, il figlio e padre rispettivamente Antonio e Massimo, seguiti da Marco Ciccanti. Maurizio, allora com'è andata questa gara? Tutto bene, un po' non ci è venuto a favore il tempo perché stamattina pioveva, ho saputo degli amici che venivano da Avezzano, ho fatto la neve fino a Cocullo, quindi molti si sono demoralizzati. Per fortuna 140 fortunati ce l'hanno fatta arrivare sul percorso, il tempo ha retto, come puoi vedere il sole è uscito, la manifestazione sembrerebbe riuscita perché i ragazzi quando arrivano non hanno il viso sofferente ma sorridente, e attendiamo che si fanno le premiazioni. È andata bene, speriamo che si sono divertiti. Ale, 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 ale.
Tra le donne master a tagliare per prima il traguardo è stata Sala Griffi, seguita da Karin Sorge, terza Anna Maria Risca. Tra gli allievi a tagliare per prima il traguardo è stato Davide Vadini, seguito da Emiliano Tano, terzo Alberto Buco. Tra gli elite sport, primo sul podio è stato Antonio Falasca, seguito da Julien Ciuffoli, terzo Simone Colarossi. Tra gli juniores a vincere è stato Simone Livrieri, seguito da Filippo Del Coco, terzo sul podio Andrea Conte. Tra gli junior women sport a vincere è stata Martina Dettore. Grazie a Moreno Di Labbio che ci ha raccontato questa bella giornata a Popoli. Ritroveremo la settimana prossima, il 6, 7, 8 maggio invece ritroveremo Ecomob, Gianluca. Sì, 6, 7, 8 maggio, quinta edizione, nuovissima, anche se è la quinta, perché quest'anno cambiamo location, quindi ci spostiamo dal polo espositivo del porto turistico che ci ha ospitato e coccolato per diciamo, le prime quattro edizioni e diciamo, affrontando una grande sfida organizzativa ci spostiamo nel cuore della città di Pescara, quindi Piazza Salotto, Piazza della Rinascita, Piazza Salotto e Stadio del Mare, quindi con due location distinte che formeranno un evento diffuso di cultura ecosostenibile che ricordiamo è comunque il primo grande evento di cultura ecosostenibile del centro sud Italia, quindi due aree distinte, una avranno tematiche differenti, sì, proprio questo, due aree. Sì, allora Piazza della Rinascita ospiterà il reparto automotive, quindi quasi la totalità dei brand automobilistici che presenteranno le novità del mondo elettrico, scooter e moto elettriche e ovviamente poi ci saranno gli stand istituzionali della regione Abruzzo, del comune di Pescara e altri stand diciamo, del mondo anche diciamo, della finanza. Ovviamente lì a Piazza di Nascita sarà anche sistemato diciamo, l'area convegni, perché comunque noi ci distinguiamo anche per la qualità dei nostri convegni che diciamo, abbracciano le tre tematiche principali che cercano di far capire oltre che far vedere, cercano di far capire l'importanza ovviamente. Sì, noi ci proponiamo comunque non soltanto come un evento fieristico, diciamo così, ma anche come un evento pedagogico. Esatto, diciamo un grande punto di informazione su quella che sono le tematiche ambientali che abbracciano appunto la mobilità sostenibile, ma anche il turismo. Quindi lì vediamo anche l'area dello Stadio del Mare, diciamo alle spalle della nave di Cascella, che ospiterà tutto il reparto bike, il reparto del turismo attivo e la micromobilità. Quindi ci sarà anche una sezione di una pump track, lì verrà ospitata anche la FIAB che organizzerà corsi di guida sicura, l'evento nazionale del Bimbi in Bici, effettuerà la punzonatura delle biciclette per chi vuole diciamo, in qualche modo codificarle e poi tanti eventi collaterali. Vediamo le due aree, una contrassegnata dal verde, quella in Piazza Salotto e quella dell'area blu allo Stadio del Mare, che poi peraltro anche logisticamente sono quasi vicine, se vogliamo. Sì, alla fine sono 150 metri. Sì, c'è anche la possibilità di saltare da una parte all'altra, poi dire, oh Dio, mi sono dimenticato di vedere una cosa, ci torno. Sì, beh, ottimo. Poi è anche un modo per far vivere il centro cittadino.
Assolutamente sì, tra l'altro io stavo ricordando proprio adesso che nella trasmissione, una delle trasmissioni dello scorso anno, della quarta edizione, c'era qualche spettatore che aveva diceva, ma perché non lo fate un po' più al centro? Esatto, mi ricordo che ero ospite qui insieme all'assessore Mascia della mobilità. E quindi diciamo che probabilmente da lì è nata l'idea. Non diciamo l'idea, no, perché per noi comunque era già un percorso di crescita già diciamo non programmato, ma comunque nell'area. Però lì c'è stato poi il punto magari di svolta che ha avviato poi tutta l'iter anche burocratico, perché non è, diciamo che un evento del genere di 3 giorni in quelle zone lì è abbastanza anche impattante. Beh sì, quali difficoltà immagino avete riscontrato prima? Poi tra l'altro una settimana dal Giro d'Italia. Sì. Quindi noi siamo anche il primo evento. Però se vogliamo è anche un po' un'anticamera proprio del Giro d'Italia, cioè se vogliamo, no? Sì, assolutamente sì, infatti poi noi siamo diciamo il primo evento di avvicinamento al Giro d'Italia, poi ce ne saranno altri organizzati dal comune. Senti Gianluca, ti chiedo, ma com'è culturalmente in questo momento dopo 5 edizioni, questa che inizia è la quinta, dopo 5 edizioni un po' l'impatto sull'opinione pubblica è cambiato rispetto a determinate tematiche, quella della mobilità sostenibile, del turismo attivo in un certo senso? Cambiato nel corso del Guarda, sì, l'interesse è sempre molto forte, però il punto di svolta è in qualche modo rallentato anche dagli eventi esterni. Prima la pandemia, poi diciamo anche la guerra, quindi anche con tutto questo clamore delle bollette, diciamo, lievitate, quindi gli eventi esterni hanno rallentato in qualche modo, però chi vuole avvicinarsi all'elettrico, chi vuole avvicinarsi alla mobilità sostenibile, lo fa. Posso fare un po' l'avvocato del diavolo? Facciamo una cosa, io adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo e te mi rispondi. Io faccio l'utente medio che viene da voi e dice sì, vabbè, però poi queste batterie durano, non durano, i prezzi dei prodotti sono sempre molto troppo alti rispetto ad un utente medio che può spendere, non può arrivare a spendere determinate cifre. L'organizzatore di Ecomob come mi risponde? No, c'è una risposta a tutto. Ah sì sì. Diciamo che allora è lo Stato. Comunque il governo si impegna molto anche con gli ecoincentivi. Adesso sono usciti gli ecoincentivi anche sugli scooter e sulle moto elettriche. Quindi quello già è un grande passo avanti. Ma non è tanto quello. La batteria poi dura tanto quanto la durata media di una macchina. Quindi alla fine fai in tempo a demolire tutto il resto della macchina, le batterie funzionano ancora. Certo. Grande dubbio che la gente ha ancora e sembra strano è come la ricarico, dove la ricarico, che è un... quello, e dopo tanti anni che se ne parla, quello è il grande evidentemente dubbio. se c'è ancora questo dubbio è perché probabilmente qualcuno non è venuto all'Ecomob. Ok, la risposta quale sarebbe? Negli anni passati. Così lo diciamo e magari suscitiamo anche un po' più di interesse. Guarda, è come la prima volta che un ragazzo a 18 anni prende la macchina e va al distributore e non sa come caricarlo, come fare rifornimento. C'è la stessa difficoltà che poi la affronti e impari a farlo e ti diventa automatico. Quindi se vogliamo comunque un po' la sensibilità nel corso di questo quinquennio è diciamo rimasta stabile se non aumentata, mi pare di capire. Sì sì, la sensibilità è aumentata, ma diciamo anche nel settore bike è molto forte, ancora di più. Adesso si sta avvicinando la parte degli scooter, diciamo che adesso c'è anche meno esigenza dei ragazzi, ormai non io da quello che sento
non chiedono più la macchina, ma chiedono la bici, chiedono la microcar, e da quel punto di vista anche l'elettrico sta facendo grandi passi da gigante. Assolutamente. Probabilmente sono soprattutto anche i costi, perché sia se uno compra una bici elettrica, una moto elettrica, una macchina elettrica, gli investimenti sono ancora molto elevati, anche se, come dicevi tu Gianluca, lo Stato è molto vicino alla trasformazione di questi mezzi e sta dando contributi per chi vuole, per chi volesse avvicinarsi appunto a un mezzo elettrico. Però poi effettivamente ci sono città, e Pescara probabilmente è una delle città più lenta a recepire queste trasformazioni di cultura, ciò che invece al nord magari già sono molto ma molto più avanti. Sì, ecco, sì, perché sì, è utile, certo, questa, certo, fiera in centro Italia, perché dobbiamo dare le culture giuste per far cambiare le filosofie di trasporto. Sì, sì, ma infatti il nostro motto è proprio quello: noi siamo un evento di cultura ecosostenibile, perché comunque, certo, parliamo di un cambiamento culturale che forse è uno dei più grandi degli ultimi decenni, questo cambiamento culturale in favore della sostenibilità. Certo, a 360 gradi poi. Assolutamente, intanto qui vediamo alcune immagini dello scorso anno, insomma prima ho visto lo stand che è il mio preferito, ma insomma sto scherzando ovviamente, te ci sarai Luciano, quello è il mio stand preferito, vabbè, in bocca al lupo, vediamo anche il promo rapidissimamente, tanto eccolo qua, Expo City 2022 Ecomob, prenota il tuo 6, 7, 8, no, prenota il tuo stand, no perché siamo, è già tutto full, quindi sold no, out, no, andate solo a visitare, non prenotate niente. 6, 7, 8 maggio Pescara con le due location, in bocca al lupo Gianluca, poi vive il lupo, vive il lupo. Ovviamente ci risentiremo per un consuntivo di com'è andata questa ennesima esperienza, ma sono sicuro che andrà sicuramente bene. Vediamo i prossimi appuntamenti, in realtà ce n'è uno e uno soltanto, noi lo ripetiamo, lunedì la sesta edizione della corsa del Dottor Carlo per esordienti, allievi e juniores a Cepagatti, non perdetela assolutamente perché sarà una grande giornata, speriamo, per il ciclismo giovanile, per la comunità di Cepagatti sicuramente, speriamo anche per gli organizzatori come Fabio Cascini, che ringrazio, e che lunedì sera andrà a letto distrutto. In bocca al lupo Fabio. Grazie mille, grazie a voi per l'ospitalità. Ci mancherebbe. Grazie Luciano per essere stato con noi, ci vediamo giovedì, tra poco. Grazie. Grazie a voi, ma soprattutto buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a te, buona Pasqua anche a voi Fabio e Gianluca, grazie. Buona Pasqua a Maurizio da qui in regia, perché poi lo rivedrò martedì. Insomma, saremo già quasi al velo numero 7 Maurizio, quindi ti faccio gli auguri, buona Pasqua. Buona Pasqua ovviamente anche a voi se ci seguite sul canale 13 del digitale terrestre e avete una Smart TV e avete notato che in basso a sinistra del vostro teleschermo c'è la possibilità anche di accedere alla nostra sezione interattiva, potete andare sulla sezione sport, poi scegliere il programma che più vi piace e noi in questa sede vi consigliamo velo e potete rivedere tutte le puntate direttamente dal vostro Smart TV, un vantaggio in più per chi ci segue con particolare passione. Poi la puntata ovviamente la potrete rivedere anche sui nostri social. Io vi ringrazio, è stato bellissimo, buona Pasqua, buona Rubè, ci vediamo tra 6 giorni, siamo già arrivati. Buona Pasqua, a giovedì prossimo.